era sempre molto, molto allegro con noi figli e scherzava sempre. E che lui, anche se capitava spesso che, non so, la notte usciva per lavoro, lo chiamavano e quindi non dormiva, immancabilmente la mattina ci accompagnavano i figli a scuola, tutti e tre. Io non ricordo mai di averlo visto triste, arrabbiato o lamentarsi per qualcosa, mai. Si rendeva conto dei rischi che correva, probabilmente era preoccupato per questo, ma ciononostante ha deciso di andare avanti. Quindi io credo che sia importante per questo che tutti conoscano le storie di chi ha deciso di assumersi le proprie responsabilità a rischio della vita. Penso che fosse una persona veramente fuori dal comune. E quindi sicuramente la sua morte ha cambiato la nostra vita. Queste persone lasciate sole, c'è stata una totale indifferenza e assenza da parte dello Stato gravissime, assolutamente irrimediabile oggi. Quindi sicuramente da un lato ci vuole la volontà dello Stato, sia dal punto di vista delle scelte naturalmente legislative, ma anche di azione sul territorio, quello che ora vediamo noi, perché oggi ci sono poliziotti, carabinieri, magistrati che agiscono in maniera seria, cosa che magari non avveniva prima. Credo che ci sia una responsabilità anche da parte di tutti, cioè se ci fosse più coscienza civile da parte di ciascuno di noi, sicuramente si farebbe un passo notevole in avanti per la lotta alla mafia. Io credo nella lotta alla mafia. Non può essere soltanto un fatto dello Stato, è un fatto che deve riguardare tutti.